Ciao, oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e quest'oggi siamo in un gioco da tavola molto bello che non è il gioco della vita ma è un qualcosa di nostalgico come quello, perché infatti oggi siamo su Wii Party, una ricreazione del gioco che c'era, quello tipo dove dovevi lanciare i dadi e scalare la montagna contro i tuoi amici, che io giocavo con i miei genitori, e oggi andremo a giocarci contro Loco Lokis. Come funziona? Sostanzialmente avremo dei dadi che potremo ottenere in base ai minigiochi. Chi vince avrà un dado più forte, chi perde avrà un dado più debole. E il primo che arriverà sulla cima vincerà. Ci mancano 81 caselle e il nostro Okuokis sarà il nostro avversario di quest'oggi. Ti distruggo! Non credo che accadrà una cosa del genere. Round numero 1. Ora inizieremo a giocare per vedere chi inizierà per primo e chi avrà anche il dado più potente. Il primo minigioco è questo qua, in cui abbiamo sostanzialmente delle barche e dobbiamo sopravvivere il più possibile sopra questa piattaforma. È molto semplice, ci sono due stili di gioco: chi gioca aggressivo andando contro il proprio avversario e chi invece... Io gioco sempre aggressivo. Sì, va bene, gioca aggressivo. Hai premuto shift? Ehi. Non si poteva uscire dalle barche, Loco. Lo sapevi benissimo. C'era l'ho scritto. Fatto istintivamente. Non è stata colpa mia. È apparso scritto a schermo: non uscire dalla barca. Cosa fa? Giustamente, appena parte, esce. Comunque, avendo vinto, abbiamo due dadi. Questo che è quello di default, che va da 1 a 6, che ci fa uscire un bel 2. E questo che invece va da 3 a 7, che ci fa uscire un bel 7. E in questo caso dobbiamo avanzare di 9 caselle. Quindi 1, 2. E in base alla casella che esce fuori, succederà o niente. O andremo avanti, oppure andremo a fare il minigioco di uno contro tutti. E se vinco vado avanti 9 caselle, mentre se perdo torno indietro di 8. In questo minigioco sostanzialmente Loco dovrà nascondersi dietro uno di queste cose strane che ci sono nello scenario. E io avrò 3 possibilità per provare a capire dov'è. Ovviamente è di fortuna, quindi non lo so. Se vuoi dirmi dove ti stai nascondendo, vediamo un pochettino. Allora, direi di andare a controllare per prima cosa qui. Questo mi sembra un bel posto, che non c'è nessuno. Non c'è nessuno? Scivolo. Va bene, altro posto. Potremmo controllare qui, dietro sto coso strano. C'è qualcuno qui? Move around. Ehi, ehi, ehi! Dai, ma con che fortuna avevi altre 7 possibilità! Però ho visto la struttura e ho detto: questa è proprio una struttura da loco. E in questo caso, avendo vinto, avanzo di altre 9 caselle. Abbiamo fatto comunque una ventina di spazi senza problemi. Ehi! Invece ne ha fatti 6 e andrà a finire nella casella bianca. Eccoti qua. Dai, abbiamo giusto 12 blocchi di distanza. Questo minigioco è bellissimo perché dobbiamo costruire un ponte e arrivare in quel blocco là in fondo prima del nostro avversario. Quindi possiamo fare qualcosa tipo questo qua e uccidere il nostro avversario. Possiamo erigerci verso l'altro in modo tale che il nostro avversario non possa più recuperarci. Anche questa è una tecnica molto molto interessante. Guarda che Loco, io ho il vantaggio della posizione dell'altezza. Posso lanciarmi sul blocco. Non è vero. Ho missato il salto e vinto. GG. Magari si bugga. Ah, ho vinto. Magari si bugga. Vedi? Hai vinto te. Non lo so, questo minigioco è buggato. L'abbiamo fatto anche nel canale di Loco. E vince chi non arriva. Va bene, 4 più 4 più 4. Il problema ora è che abbiamo la prima prova da superare, perché in questo caso qui potremmo finire dentro un vulcano. Allora, dobbiamo fare almeno 3 o più col dado per non cadere. Quindi, io lo lancio. Godo! E finisco dentro il vulcano! Eccoci qua. Chissà se Loco riuscirà ad arrivare nella zona del vulcano con questa giocata. Non penso, ho fatto 4! No, neanche secondo me ci arrivi. Allora, 1, 2, 3. Torni anche indietro, Loco. Torni indietro esattamente di 4, dai. Ma non ha... ma che gioco, dai? Ma non lo... il gioco ce l'ha con me! Abbiamo di nuovo il minigame delle barche. Loco, ti ricordo che non puoi uscire dalla barca. Se esci dalla barca, hai perso. Però le mi si è bucata la barca. Vedi, però non riesco a slanciarti fuori. Siamo stata sola. Non è vero, questa è una gran cavolata. Io stavo andando indietro e tirata dritta come un siluro. Non si può muovere da sola una barca, Loco. Mi spiace, questa volta è colpa tua. Sul ghiaccio si muove da sola. Posso uscire subito? A quanto pare no, perché devo fare 7, devo fare 10 per uscire, quindi arriverò a metà vulcano. Loco, riuscirei ad arrivare alla liana quest'oggi? Vediamo, 3 più 4, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no. Cos'è? Vado avanti? No. Tornado? No, tornado fa tornare indietro una persona di 8 di 6 caselle, e mi sa che colpisce per forza me perché sono l'unico avversario. Dico. Vai indietro, vai indietro. Questo minigioco è bellissimo, perché praticamente dobbiamo arrivare alla fine e passare in mezzo a un gregge di pecore, che è bellissimo. Non si può saltare, che sennò... No, sì, si può saltare. No, non si può saltare.
Sì, ho vinto! Ma cosa? No, non hai vinto lo Colossus. Ho vinto io. Ma perché? C'è scritto no, 2005, no, no. È arrivato alla fine, hai vinto no, tu! No, 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 ero davanti io. Allora, effettivamente eri davanti anche alla mia visuale. Mamma mia! Sì. Arrivi sì. Dai, dai, un bellissimo, bellissimo. Hai fatto tutti i numeri alti ora, vuol dire che dopo cadi nel vulcano, per forza. Ah, ti piacerebbe, Nico? Allora, per favore, dai. Insomma, io sono caduto nel vulcano. E io non ci cado, giusto? Faccio tre o più. Insomma, ci siamo capiti, no? Ci siamo capiti. Siamo proprio capiti. Ciao, Loco, benvenuto nel vulcano. Ora, io riuscirò a uscire dal vulcano? No, spoiler. 6 più 2, 8. Non esco per un blocco, credo. Mamma mia, che sfiga, oh. Questo, se è come il gioco della Wii, è un labirinto che gira, che tipo si sposta all'infinito. Quindi dobbiamo cercare di capire se o aspettare che cambi il posto. Ah no, giriamo noi. Oh mio Dio, mi andavo a vomitare. È bellissimo, è fastidiosissimo. Non me lo ricordavo così. No, era così infatti. Mamma mia, quanto sono forte. Mamma bello. Mia. Bello, bello, bravo. Locolokis uscirà dal vulcano con un 3 o un 4. Io vi dico no, non esce dal vulcano. No, torni indietro. 3, 4, 5, 6, 6. No, non torni indietro. Oh, meno male. Per fortuna. Sei nella casella lì. Però io ora, per forza di cose, esco dal vulcano. Non è vero. Cioè, fai così. Esce tipo un bel 10. Bello, molto buono. Ok, sono fuori e ne ho ancora 8 da giocare. Quindi 1, 2. C'è il muro, Nico. C'è un muro davanti a te che devi superare. Ah, questo muro lo posso abbattere solo se faccio 4 o più in un dado. E ovviamente cosa succederà? Che io lo abbatterò e Loco. Ha! Non lo abbatterò e Loco dopo sarà avvantaggiato. Molto bene. In questo minigioco sostanzialmente ci sono degli zombie che se ti toccano ti infettano. Solo che non funziona così perché siamo solo in due, quindi il primo che toccano muore. E ovviamente c'hanno tutti con me, mi sembra chiaro. Chiudilo! Ah, ma non è vero! Chiuso, che è stato chiuso! Non è vero. Ha fatto una curva stretta. Dai, lo collochi su fuori da questo vulcano. Buono, buono, buono. Abbattimi il muro, ti prego. Per favore. No, dai. Non devi abbattere dai. Il muro, Loco. Non abbattilo. Vincere, non vincere. Fai 1, 2, 3. Bravo, Loco! Abbatti questo muro. Sì! 4 e 2, 6. Vabbè, insomma, bello grande per modo di dire. No! 3. No! Perché no! Dice no? 2, no! 1. You will move. Oddio, vado sopra? Cosa devo fare? Wow! Guarda che qua abbiamo preso un vantaggio spaventoso. È un semplice parkour praticamente, quindi... Semplice? Insomma, entrambi l'abbiamo fatto nella sfida della Big Hardcore Vanilla, quindi io penso che potremmo farcela. Questa cosa è difficilissima. Abbiamo 2 minuti, se non finiamo in 2 minuti abbiamo perso entrambi, tipo. Dai, non capisco sti missi... Quanto si muove quella cosa? È veramente difficile, è un parkour veramente difficile, altro che quello che ha costruito guerra. Questo 10 più... Cioè 10 più di difficoltà. È stato un fallimento. Io devo smettere di gufare le cose. Perché ho detto che entrambi lo facciamo. E ovviamente, come è giusto che sia, non l'ha fatto nessuno. Quindi ora per scegliere chi vincerà ci sarà un dado da tirare. E oh, dai, ero più avanti, È più avanti dove? Niente, dobbiamo lanciare il dado per vedere chi vince. Ti prego, ti prego. Sei vinto. Sì, vabbè, ho vinto. Sono 20 blocchi in avanti. E comunque un 5, Dai, su, recuperami. Hai la tua possibilità di farlo. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, ma io 6, volevo 7, un numero basso. 10, vai avanti di 3, vabbè, dai, buono. 5, 4, 9, molto bene. Andrò a finire Nico, un'altra casella. C'è il vulcano. Sì! Vabbè, cagare, e dai. Si va avanti, e si va avanti. 1, 2, e poi 3. Minigame. Oh, quindi posso tornare indietro o andare avanti? Ma se torno indietro devo rifare il vulcano, secondo te? Sostanzialmente è un nascondino in cui io mi devo nascondere per un minuto e mezzo e Loco non mi deve trovare. Va bene, ce la possiamo fare. Allora, mi vado a nascondere. Ho anche invisibilità? No, non ho invisibilità, ok. Cioè, ce l'ho ora, ma probabilmente solo perché mi posso nascondere. Tu vedi il mio nome? No, non posso vederlo il tuo nome. Dai, Loco, sii onesto. No, no, non posso vederlo. Oh, ti ho trovato invece, però. Ho fatto una cavolata. Ho fatto una cavolata. Altro che... Ho fatto davvero una cavolata. Ti ho preso! Perché non sapevo... Dove sono spawnato? Perdo 8 spazi. Dietro di 8. Peccato. Crash Balls. Crash Ball è quello dove dobbiamo spingerci nei buchi. Sì, esatto. Avremo un bastoncino con knockback e dovremo spingerci nei buchi che ci sono lì a lato oppure in quello che si aprirà al centro dopo di tipo 30 secondi, credo. Va bene, ok, non è impossibile. Non è il mio forte questo mio gioco, devo dire la verità. Dici che va a finire che qualcuno si suicida per pietà in questo gioco? Perché potrei essere io, sono arrivato a un livello in cui non ho più voglia. Non hai voglia o non sei in grado di battermi? Ma neanche tu mi stai buttando giù, carissimo.
E invece! E invece sì. Dai, lancia cesti dadi su. Quanto ce dai de bello? 8. Che schifo. Fatto! Vulcano! No, vulcano! Prima l'ho fatto, mo cado sicuro. Prima lo... te pareva, sì! Prima l'avevo fatto. Nuovo minigioco per i nuovi dadi. Qui praticamente non dobbiamo stare nei quadrati che diventano rossi. Solo che non ho capito se la concrete o la lana. Io non ho dubbio, sono lontano da qualsiasi cosa che diventi rossi. Tipo quello. Ah, no. Ok, e sia concrete che lana. Ho compreso ora. Questo qua scappa. No. Bravo, bravo. È così che si fa. Bravo. E magari io ne esco subito con questi due dadi. Guarda, 3 e 4, 7. No. Siamo che spazio anche per più persone. Guarda, io vorrei andare avanti, sinceramente, non è che... No, ma tutti vorrebbero andare avanti nella propria vita, però non tutti fanno per favore, per favore, per favore, per favore. Sì! Siamo nella cacca. Però almeno posso scegliere il minigioco perché sono ultimo. E io direi di fare questo qua, che è tipo un minigioco in cui dobbiamo azzeccare il tempismo perfetto. Cioè, tipo lui dice, premi un pulsante tra 10 secondi e tu devi premere uno spaccato al millesimo di secondo. Quindi, 12 secondi esatti. Ok, sarà abbastanza complicato. Mi muto. E non puoi farlo. Ok, va bene. Ah, non lo so, forse ho fatto un po' troppo... No, no, no. Hai vinto. Ah, ho vinto io, sì. Però ci sta. Magari io. Che schifo. Drago, devi superare il drago, lo colochi. Se il drago ti chiede di fare o 5 o più, sarai in grado di fare o 5 o più. Ma sì, che faccio 5 o più. Se lo Guarda fai. Qua. Se lo fai. No, non l'ho fatto. Si torna indietro. Sì. Però potrei fare un Adesso doppio fai e uno avere un triplo. E due. No. Mannaggia, mannaggia. Se non altro siamo fuori dal vulcano. Eccoci qua. Posso uscire? Grazie mille. Abbiamo uno. Tanto mo torno indietro sicuro perché ci sarà qualcosa di male. Ma no, vado avanti. Lo superiamo. Il sorpasso. Nuovo minigame. E questo è sostanzialmente uno spliff. Dobbiamo spaccare il terreno sotto il nostro avversario e farlo cadere con questa bellissima pala. Ora loco Okis, come intendi fare? Tutti ci creiamo la nostra regione e facciamo che chi entra no, muore. No, vado alla regione Pokémon. Non voglio crearla io. Ma la regione Pokémon da un po' che non ne escono in realtà. Adesso devi aspettare un altro paio d'anni, secondo me. Però io se faccio così tu non mi raggiungi più. Ehi là, che fai? Amma bel. Ehi là! Bella, questa. Vediamo. 8. Ok, ho fatto numeri bassi adesso, quindi ora uscirà un numero alto, secondo la strategia. Cioè, la statistica. 4. E andiamo avanti anche di altri 6. Ce ne rimangono pochissimi no, alla fine. No, invece torno indietro! Va bene, ok, basta che non mi fa tornare... no, sì, torno indietro di tanto in realtà. Va bene, ok, ce ne mancano 14 alla fine. Loco va nell'uno contro tutti. Però non so se è un sorpasso piacevole, sai? Perché ora se vinci vai avanti, ma se perdi... Lo so. Indietro. Questo gioco è carinissimo perché praticamente tu hai vinto e sostanzialmente devi colpirmi con l'arco. La situazione è un po' diversa. Sì, devi muoverti... No, puoi farlo solo col WASD. No, SD. Loco, è poco tempo. Miseria. Più 9. Questo è un problema. Praticamente arriva alla fine. Io non dovrei tornare indietro anche se becco il tuo indietro. Teoricamente no, purtroppo no. Però ti mancano 3 caselle. Me ne mancano 14. Questo gioco è carino. È tipo calcio ma con un gatto. Cioè tipo qua al centro appare un gatto e devi buttarlo. Devi picchiarlo. Sì, devi picchiare un gatto. Ovviamente noi ci dissociamo da tutti gli picchiamenti dei gatti. Non è una cosa che bisogna fare. Questo qua è il pack, che è tipo quello, il dischetto. In realtà è un dischetto. Si è tolto Puck. Si è tolto Puck. Non lo starei mettendo. Dai, loco, basta, Perché se mi faccio autogol per finire sto gioco? Perché davvero è troppo. Guarda, ti do una mano. Senti, vai a fare gol, basta. Ma sei nell'angolo. No, questo gioco non... No. Completamente demolito, annientato. Non ho giocato praticamente. C'era il gatto che mi stava antipatico. Non è, beh, è un gatto, scusa, non è che puoi farci tanto. E poi in realtà a me non serve così tanto il dado gold. Perché ora tu devi fare 6 per forza per vincere. Quindi sarà difficile. Perché esattamente qui c'è la sfida finale dove per vincere devi fare 6. Beh, se fai 6 al primo, guarda. Il video ti prego, signore, ti prego, signore. Bene, no! Il video finirà con un altro, molto bene. Ora, io ho ipoteticamente 2 turni per raggiungerlo ora. Cioè, questo più quello di dopo, perché devo vincere il game di dopo. Molto bene, non so se ci arriveremo dopo, non so, potrei tornare anche indietro, vista la mia fortuna. 2 e l'ultimo, lo Nico, abbiamo. C'è un problema, mi sa. Cosa faceva questo? Non lo so. No, c'è scritto Bad Space. Tipo, ti ha portato nel vulcano,
Siccome mi è piaciuto il minigioco di prima, lo voglio riprovare. Quello dove tipo la visuale gira all'improvviso e non si capisce nulla. Non l'abbiamo fatto prima, Nico? Sì, l'abbiamo fatto prima. Ma nel mio video? No, no, era qui. No. Sei sicuro? Sì. Allora, qui mi viene da vomitare un pochettino, eh. Quindi, se dovessi fare tipo... tranquilli che è normale. Fatto! Quanto sono forte sto gioco! Ma tu non subisci la giramentazione, ma come fai? No, perché io faccio il giro nel verso opposto con i tasti della tastiera. Ha fatto 2-7, vuol dire che adesso... No, 2-7. Ah, sì, 2-7. Mo fa 6. Anche il 5 in realtà gli va bene. Anche 5, ti prego, per favore! Questa è stata una sconfitta davvero brutta. Vabbè, ci sta. Comunque, per oggi io vi direi che è tutto. Questa mappa è bellissima e grazie mille, molto gentile. Noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Buon Natale a tutti e felice